ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Allora, questo è davvero l'ultimo video e ci tengo a fare qualche premessa. Vi voglio dare un po' di spiegazioni riguardo all'ultimo video, che doveva essere l'ultimo e poi non lo è stato perché evidentemente c'è quest'altro video. Ma prima vi volevo dire, dato che spesso me lo chiedete questa cosa, il rossetto che indosso, i gioielli, vi metto tutti i link nel box info, quindi voi guardate sempre nel box informazioni sotto, che vi metto il link del rossetto che indosso, che tra l'altro è bellissimo e piace tantissimo con la pelle abbronzata, i gioielli, la collana 5 stelle, la collana luna, gli orecchini luna, che sono tornati disponibili su caritashop.com. Io ho abbinato gli orecchini stella piccoli a luna grande, mi piace tanto accoppiare luna stella, mi piace tantissimo questo effetto. E ci tengo anche a dirvi, non so voi quando stiate vedendo adesso questo video, ma noi spediamo tutti i pacchi arrivati su caritashop.com prima delle ferie entro il 14 agosto alle ore 14, fa fede l'ora in cui effettuate l'ordine. Quindi se state vedendo questo video e volete fare un acquisto, se è entro le 14 del giorno 14 agosto, noi ve lo spediamo in giornata. Invece successivamente, poiché andiamo in ferie, spediremo tutti gli ordini a fine agosto, quindi a fine mese, al rientro dalle ferie, in ordine di arrivo sullo shop. Quindi voi continuate ad ordinare anche il 15 16 17 18, sempre ordinate, sempre, perché comunque prima ordinate prima riceverete il vostro pacco, perché noi appena arriviamo in sede a fine agosto dalle ferie spediamo in ordine di arrivo, quindi se si ordinate prima riceverete prima il pacco, eccetera. Tra l'altro adesso ci sono anche i saldi e li lascerò i saldi per tutto il periodo di ferie di agosto, quindi se volete fare un ordine approfittando dei saldi e dello sconto potete farlo. Quindi ho fatto questa cosa dei saldi appunto per ringraziarvi di tutti i vostri ordini e di tutto il vostro seguito che sempre mi date. E adesso voglio far vedere un po' di shopping che ho fatto, in particolare quello da Gucci, e poi si sono aggiunte anche altre cose, quindi adesso vi faccio vedere un po' di tutto. Allora, innanzitutto da Stradivarius ho preso questo fermaglino, che è troppo carino, devo dire la verità, mettevo un po' di vergogna di mettermelo, però è troppo carino, a me piace un sacco, però già so che magari sono un po' ridicola con questo, cosa ne pensate? Però è troppo carino, mi piace un sacco, praticamente c'era di vari colori ed è un fermaglino che però sembra una fascia, è molto carino anche ad esempio se quando vi dovete struccare oppure vi dovete fare una maschera viso, oppure insomma potete anche uscire così anche al mare, è carinissimo. Adesso me lo lascio, dai, fatemi sapere cosa ne pensate, se sono ridicola oppure no. Questo è quanto. E poi ho preso, allora, questa qua è la tuta che avevo nella parte finale dell'ultimo vlog che appunto ho caricato su YouTube, in tanti mi avete chiesto, l'ho presa da Stradivarius, pagata pochissimo, ragazze, troppo carina. Porta qua un buco al centro e queste bretelline sottili ed è lunga, avvitata e lunga. Porta la zampa un po' al pantalone, ma vi dico che è molto carina, soprattutto per quei giorni in cui mangiate molto e magari così si copre un po' la faccia. Poi ho preso questo pantaloncino che in realtà è una gonna pantalone ed è troppo carina, ragazzi. Allora, praticamente davanti sembra una gonna, guardate, dietro però è un pantaloncino, è troppo carino. E poi porta questa cinta in vita ed è alta in vita, mi piace molto prendere queste cose e mettere sopra un crop top oppure una maglia dentro, e questi pantaloncini oppure gonne a vita alta. Poi ho preso questo che è troppo carino, praticamente è una magliettina che viene con lo scollo a barca, tipo questa che ho indosso, di questo colore troppo bello, color senape, con la manica un po' arricciata, e l'ho presa in completo a questa salopette che vi giuro me ne sono innamorata appena l'ho vista. L'ho presa XS perché calza molto larga, io di solito sono una S, una 40-42, ho preso XS perché è molto morbida addosso ed è praticamente corta, guardate se non è carina, e viene così. E io appunto avevo caricato su Instagram delle storie in cui provavo queste cose in camerino e viene benissimo questa maglietta da sotto perché mi piace tanto il colore jeans con questo senape. E poi ci avevo messo le scarpette, quelle rosse che avevo nell'ultimo, vi ho fatto vedere l'ultimo vlog, perché anche l'ultimo vlog vi ho fatto vedere
vedere degli acquisti, casomai andate a vedere se vi piacciono gli acquisti. Adesso sto pensando che potrei abbinare questa salopette con questa maglietta, quelle scarpe rosse e questa fascia rossa. Secondo me sarebbe carino, fatemi sapere nei commenti se per voi può essere carino. Poi ieri sono andata anche da questo negozio e ho preso questa gonna molto molto carina di questa marca che si chiama, marca italiana che si chiama Brizzi, sì, che fa delle cose molto carine. E ho preso questa gonna lunga bianca, è troppo bella ragazze, da abbinare tipo ad esempio anche una maglietta così, oppure tipo un crop top o un body. L'unica cosa è che essendo bianca, vi devo dire la verità, non la volevo comprare perché ho paura che sia trasparente e poi alla fine non le indosso mai le cose perché mi dà fastidio che è trasparente. Però proverò con una culotte color carne, fatemi sapere se avete qualche trucchetto in questo senso da consigliarmi. La gonna è molto bella, lunga e larga, bellissima. E fatemi sapere anche che scarpe, ormai sapete tutto di me, sapete tutte le scarpe che ho, fatemi sapere quali scarpe tra quelle che ho potrei abbinare a questa gonna. E poi adesso vi faccio vedere un'altra cosina e poi faccio vedere le cose Gucci finalmente. Allora, sono andata cercavo delle cose sportive, degli elastici per allenarmi in vacanza, e cioè quelle volte che avrò voglia di allenarmi, cioè mai, ma se mi dovesse venire voglia, poiché evito di fare attività cardio, insomma, anche se mi piace molto correre eccetera, voglio fare qualcosa per mantenere i muscoli e per tonificare. E poiché non posso portare pesi, vi do anche a voi questo consiglio: prendete tipo un elastico di questi qua e fate esercizi con gli elastici, che sono molto molto utili per tonificare e mantenere i muscoli attivi. E questo però è lungo, quindi serve più per fare esercizi per bicipiti, tricipiti, per le braccia. Invece per fare tipo abduttori, cioè esercizi per i glutei, servirebbe quello corto, che io non ho trovato da nessuna parte. Sono andata da Decathlon, da Cesaffa, da nessuna parte, fatemi sapere. Praticamente questo è lungo, invece quello è dello stesso spessore, però è un cerchiettino così, quindi fa molta più resistenza. Ho preso poi dei guantini, appunto per portarmi dietro, questi dell'Adidas, molto carini, appunto per usarli per quando ho l'elastico, perché sennò mi vengono i calli e mi fanno male le mani. E poi ho trovato quest'altro qua, ho comprato 3000 elastici, ma non quelli che servivano a me, vabbè. Questo qua ho trovato che è un cerchietto piccolo, però vedete, è un altro tessuto, quindi fa meno resistenza e il lavoro è minore. Invece io l'ho cercato di questa tipologia qua, però corto, di questo diametro qua. Vabbè, fatemi sapere se casomai l'avete trovato da qualche parte. E poi ho preso questi shorts, cercavo uno shorts della Nike corto e stretto, perché quelli larghi non li sopporto, perché come ti muovi, cioè, si vede tutto, quindi invece questo aderisce, quindi non si vede nulla. Ed è della Nike, molto carino, grigio. Io l'avrei voluto nero, vi dico la verità, però non c'è, e quindi mi accontento del grigio. E poi ho preso questi calzini, che adesso li apro. Praticamente cercavo dei calzini tipo da mettere, appunto calzini anticaldo, vabbè scherzo, però a me piace molto, tipo gli shorts con il calzino alto quasi al ginocchio, quindi sul polpaccio, con la scarpetta sotto, è molto molto carino, tipo da pallavolista, tipo così. Comunque casomai seguitemi su Instagram e vi farò vedere il mio outfit sportivo, e vi farò vedere ovviamente tutte le cose indossate. Poi sono andata da Tiger, appunto sempre per questa cosa che cercavo gli elastici, e ho trovato in realtà qualcosa, però neanche qua è quello che volevo, cioè vi ho detto sono piena di elastici ma non quelli che mi servivano. Ho preso questi qua, che però praticamente è fatto così, sembra tipo una corda ma non lo è, un elastico per fare questi esercizi, metti sotto i piedi, fai così, si possono fare varie cose. Questo è tipo, sembra tipo un cordone, sembra tipo il cordone ombelicale, no? Vabbè. Comunque vedete l'esercizio che fa vedere, forse più per l'addome, comunque adesso mi informerò, ma vabbè. Comunque io cercavo un misero giro piccolino, l'ho trovato, ho preso tutto il mondo tranne quello, ok, ok. Poi ho preso questi qua da Tiger, ragazzi, porta spazzolini, troppo carini, adesso che partiamo sono comodi. Poi ho preso le bacchette, che belle, così ce le portiamo dietro, perché quelle dei ristoranti giapponesi che... questa è getta, quella, a me mi fanno schifo praticamente,
sembra di mangiarti il legno. E poi ho trovato questo qua che è troppo una figata, ho detto no, devo farlo vedere alle ragazze. Tra l'altro tantissime, quando ho fatto questi acquisti da Tiger, mi avete detto facci vedere cosa hai comprato, che io non volevo neanche farlo, però me l'avete richiesto così in tanti, ho detto vabbè, faccio vedere anche queste cose. Questo è troppo carino ed è un porta trucchi, c'era anche di varie tipologie, di varie dimensioni, molto molto utile. Praticamente ho preso quello medio, se non erro c'era anche più grande e più piccolo. Queste cose nere da dentro secondo voi si tolgono? No, restano così, nere. Le potevano far bianche, no? Vabbè, che schifo. Me ne piacciono, vabbè, comunque lasciamo stare. Oppure fucsia. Queste cose nere non è che mi piacciono molto bene. Adesso ci ho fatto caso. Però qua vengono coperti dai trucchi. E viene praticamente così. È molto molto carino. Perché qua dentro ci puoi mettere tipo i rossettini anche tutti in fila. Qua sopra ci puoi mettere i pennellini. Comunque è molto bello, anche dalla figura fa vedere, sì, vabbè, le pinzette, le cose, le robe. Molto carino, pagato anche questo poco. Non mi ricordo ma poco, sapete che da Tiger costa tutto poco. E poi al volo ho preso questo cestino che è troppo bello. Ecco qua, che è per la mia stanza studio. Praticamente c'è raffigurato il milkshake. Adesso ve lo faccio vedere. È molto molto bello, c'era anche al cioccolato, io però l'ho preso a fragola perché secondo me è più estivo, e poi perché era fucsia, invece quello era marrone, essendo al cioccolato, vabbè, devo impastarlo meglio. Molto carino perché così sembra proprio tipo un milkshake da bere, magari, a fragola, io adoro i frullati alla fragola. Comunque anche questo ho pagato pochissimo. E adesso veniamo a Gucci. Ragazze, veniamo a Gucci. Sono tantissime buste di Gucci. Allora, due buste di queste dimensioni. Allora, apriamo prima la grande, dove c'è questa scatola. Bellissima, ragazze, adoro. Devo dire che queste cose le desideravo da un bel po' di tempo e finalmente le ho comprate. Adoro, vediamo cosa c'è. Che emozione, è sempre bello aprire queste cose. Apriamo questo sacchetto tipo di seta, no vabbè, bellissimo, lo riciclerò tantissimo per portarmi tipo le borse in giro. Guarda che bello, sta tutta incartata, no vabbè. In tante su Instagram mi avete consigliato questa, io ero indecisa fra due, alla fine ho preso quella che voi avete votato di più, ci sono 3000 carte. Oh, oh mio Dio, oddio, guarda che bella, è bellissima, raga. Raga, e c'è lei, e c'è lei dentro, un gingillo, ragazze. No, vabbè, non è meravigliosa, cioè, io volevo una pochettina che potessi portarmi dietro, abbinare un po' con tutto, tipo ad esempio anche quando faccio viaggi o comunque esco di giorno, di sera. E dato che non avevo nulla di chiaro, perché le borse le piglio sempre tutte nere, comunque tutte scure, mi sono presa questa qua che è bianca, ma è un bianco ancora più bello, che è tipo un bianco panna, bellissimo, con questi qua dorati. E questa è regolabile, e questa qua, a differenza della Chanel che vi ricordate, ve ne parlai di questa cosa, questa c'ha il manico in pelle, cioè c'ha questo qua in pelle che va sulla spalla, quindi è molto molto più comoda. Invece la Chanel c'ha tutta catena, vi posso assicurare che la catena sulla spalla fa male, quindi questo mi ha spinto a comprarla. Si può indossare o così, magari da sera, o così di giorno. E magari si può mettere anche a tracollo. Comunque, ragazze, è bellissima, è piccolina, e la dimensione piccola l'ho voluta io così perché è molto più pratica. E poi faccio vedere cos'altro ho preso da usare assieme a questa. Ok, adesso la metto qua e faccio vedere anche che cos'altro ho preso. Guardate, qui dentro c'è un altro sacchettino. Cosa c'è dentro? Sempre Gucci, vi faccio vedere. C'è la cinta, anche questa la volevo tantissimo, è una cinta nera semplicissima, è la più sottile, mi piace un sacco perché io, avendo comunque la vita non molto stretta, quelle là troppo alte non mi valorizzavano il punto vita, magari ditemi anche voi se avete notato questa cosa, quindi io per valorizzare di più ho preso una cosa più sottile, più carina, invece forse quella più alta va bene a chi ha il fisico, i fianchi molto larghi e la vita molto stretta per compensare.
usare. Invece questa qua secondo me va bene a chi come me non ha i fianchi tanto larghi e ha la vita non proprio stretta, quindi così sembra più stretta la vita. È proprio quella sottile, c'era media e più grande, ho preso la più piccola ed è carinissima. Vedete, questa va bene anche su un vestitino, va bene poi perché passa in tutti i passanti di tutti i pantaloni jeans, invece quella più larga passa solo nel passante del jeans, tipo un pantaloncino non ci passa perché magari c'è il passante piccolino. Comunque è bellissima. E poi ho preso un'altra cosa, dov'è? Oh mio Dio, dov'è? Non la trovo. Ah, eccola, in quest'altro pacchettino, vediamo cosa c'è. Apriamolo, questa è una cosa troppo carina. Un altro piccolo regalino che mi sono voluta fare. Oh, guardate che bello, troppo carino ragazzi. Questo è un porta documenti o porta... Aspetta, ci manca il... Ah no, forse c'è dentro, ok, vabbè, sono troppo intelligente. Allora, questo qua ragazze è un porta documenti e portachiavi. In effetti questo qua l'ho pagato sui tipo quasi 200 euro più o meno, e aveva lo stesso costo del portadocumenti, no? Quello classico dove si mettono tutte le schedine. Però questo secondo me è molto più completo, ci vale molto di più, e comunque le carte ce le posso mettere comunque lo stesso dentro. Mi sono fatta comprare da Dario quegli astuccini di plastica per, no, così non si smagnetizzano. Inserisco le carte, però ci posso mettere anche gli spicciolini dentro e anche i contanti. Invece quello là andavano solo le carte, e poi no, mi sembrava sempre come se si potesse perdere, non so come spiegare. Così invece lo attacco anche alla borsa. Questi sono molto comodi ragazze, ad esempio quando vi portate queste pochettine o anche più piccole che non ci va dentro il portafoglio, anche perché è un portafoglio molto grande, vabbè. E quindi mi metto questo qua, me lo metto dentro e lo attacco anche nella borsa, così non posso perdere. Comunque non so ragazzi, ho visto più funzionale questo qua. Poi mi piace tantissimo il logo Gucci sopra, c'è anche scritto qua un po' dappertutto, però anche il portadocumenti era bello e penso che un domani prenderò anche quello perché era bellissimo. Comunque adesso sistemo un po' tutte le cose, non vedo l'ora di indossare la mia borsa e tutte queste nuove cose che ho comprato. Ragazze, io spero che questo video vi sia piaciuto, vi saluto, vi auguro buone vacanze. Non ci vedremo quindi per un po' qui su YouTube, ma ci vedremo su Instagram. Seguitemi su Instagram perché continuerò a postare foto e storie anche in vacanza, vi farò vedere in che posto magnifico andrò in vacanza e cercherò comunque di rilassarmi e di staccare un po', però anche di condividere con voi momenti belli, e lo farò su Instagram dove è tutto molto più immediato. Voglio staccare un po' da YouTube semplicemente per il fatto che comunque per me YouTube è una passione, ma è anche un grande impegno. Lo sapete che ci metto sempre tanto impegno ed è molto faticoso comunque fare i video, montarli eccetera, e a parte che non potrei farlo perché sto in vacanza, quindi non ho neanche il computer. E poi voglio comunque prendermi veramente due o tre settimane proprio di relax totale, perché veramente quest'anno è stato molto impegnativo per me, non solo con YouTube ma anche per lo shop online, che mi ha preso davvero tanto tempo e tante energie. Non sapete veramente quanto ci vuole per gestire e portare avanti un'attività del genere, e allo stesso tempo cercare di essere sempre presente su YouTube, cercare anche di accontentare le vostre richieste, rispondere ai vostri commenti anche quando mi chiedete dei consigli. Quindi per me tutto questo è veramente molto stressante, anche se lo faccio veramente con tanto cuore e tanto piacere, però ho bisogno di ricaricarmi. So che capirete, so che in tante di voi capirete, e mi dispiace tantissimo veramente mancare per 2 o 3 settimane qua su YouTube, però tornerò più carica di prima e anche magari con qualche idea in più, così da intrattenervi anche meglio a settembre. E niente, comunque sembra un addio, ci manca solo la lacrimuccia, però vi giuro che su Instagram continuerò, cioè cercherò lo stesso tempo di rilassarmi, di godermi i momenti, ma anche di condividere con voi le cose belle, perché sapete che per me YouTube, Instagram e tutto è stato sempre cioè la cosa più bella è stata sempre quella di condividere con voi le cose belle. Quindi ovviamente condividerò parti della mia vacanza, anche se comunque voglio rilassarmi. Perdonatemi per questa cosa se
mancherò per qualche settimana, però davvero so che capirete che ho bisogno veramente di riposarmi. Quindi niente, come al solito prima di fare il video c'ho tante cose da dirvi, poi quando accendo la videocamera mi dimentico di tutte le cose che vi devo dirvi, però necessariamente il succo era questo. Vi volevo ringraziare per tutto il vostro affetto e tutto il vostro seguito, per tutti gli ordini che avete fatto su Carità Shop e che state continuando a fare e che continuerete a fare anche adesso in periodo di saldi, e vi voglio ringraziare per tutto l'affetto che mi date qua su YouTube. Mi voglio scusare perché mi assenterò per 2-3 settimane e spero che mi aspetterete, che ritornerete qui a settembre per guardare i miei nuovi video, e vi do appuntamento su Instagram dove cercherò di restare sempre sempre in contatto con voi, d'altronde poi non potrei fare altrimenti perché è una cosa che mi piace tantissimo, quindi non vi preoccupate, continuerò a postare storie e tutto. Vabbè, chiudo qua il video perché davvero non so perché mi sto emozionando di questa cosa, però davvero vi voglio un sacco bene ragazze, e per me ormai siete la mia famiglia, infatti siete la mia family virtuale, la mia family Instagram, YouTube, quindi veramente mi sento di darvi queste spiegazioni e di chiedervi scusa insomma se mancherò, però mi fa piacere che sentirete la mia mancanza, vuol dire che mi volete bene. Vi mando tanti baci ragazze, ciao ciao, ci vediamo a settembre, buone vacanze e ci vediamo su Instagram, ciao ciao. Si te digo que en ti no ando pensando, quisiera saber lo que estás haciendo. Te llamo pero me sale ocupado, oh, oh.